Giorgetta Cruciano, mamma. Simone Gresti, ragazzo, a chi vorrò bene per sempre. Se mi lasciava il cellulare avrei chiamato mamma. Ha sempre saputo imporgersi. Queste parole, in un italiano molto stentato, sono state scritte da Andrea Rabciuk poco prima di morire. Andrea, una ragazza romena di 27 anni, scomparve il 12 marzo 2025 da Montecarotto, in provincia di Ancona, e fu ritrovata morta il 20 gennaio scorso in un casolare abbandonato a Castelplanio, vicino al luogo della sua sparizione. Proprio all'interno di quell'edificio, la giovane scrisse il suo ultimo messaggio su una trave delle scale, utilizzando un pennarello blu che poi fu ritrovato nel suo zainetto. Le analisi mediche hanno rivelato che il corpo di Andrea è sempre stato nel casolare, senza essere mai stato spostato. La ragazza, dunque, morì impiccata in quel luogo. Resta però un dubbio. Si tolse la vita? Oppure qualcuno la uccise e poi inscenò un suicidio? Gli inquirenti non lo hanno ancora chiarito. Al momento l'unico indagato è il suo fidanzato, Simone Gresti, 46 anni. I reati ipotizzati sono diversi: omicidio volontario, sequestro di persona e istigazione al suicidio. L'ultimo messaggio di Andrea è rivolto alla madre Giorgetta e allo stesso Gresti. Il passaggio più inquietante riguarda proprio l'uomo. «Se mi lasciava il cellulare, avrei chiamato mamma», scrisse la ragazza. «Che cosa significano queste parole?» Andrea sparì dopo una lunga nottata trascorsa all'interno di una roulotte parcheggiata nel giardino di una casa di campagna. Con lei c'erano il fidanzato e altri due amici. Alle prime luci dell'alba scoppiò una discussione tra lei e Gresti. A quel punto la ragazza si sarebbe allontanata da sola e senza telefono. Il cellulare, infatti, rimase nelle mani del fidanzato. Ma mentre l'uomo sostiene che fu la stessa Andrea a consegnarglielo spontaneamente, il messaggio scritto dalla giovane prima di morire sembrerebbe rivelare il contrario. Se l'uomo non avesse trattenuto il suo telefono, lei avrebbe potuto chiamare la madre, forse per chiedere aiuto. Dunque, il telefono le sarebbe stato sottratto. Ma perché? Gresti è accusato anche di spaccio di droga, motivo per cui dovrà affrontare un processo separato rispetto alla vicenda della morte di Andrea. Certo è che la ragazza, al fianco dell'uomo, era finita in un vortice distruttivo. Era stata lei stessa a definire tossica la loro relazione. Nel suo diario Andrea scriveva: «Sono una tossicodipendente di crack e cocaina. Per ora mi sono resa conto e di conseguenza ho iniziato ad andare al CERT. Sembra che loro possano darmi una mano per uscirne fuori». Le cattive amicizie l'avevano trascinata sulla strada sbagliata. Nonostante desiderasse una vita migliore, tornare indietro le sembrava difficile. «Rivoglio la mia vita. Rivoglio uscire come prima. Lo so che devo tenere duro e so che ce la posso fare». In una perizia sulla personalità di Andrea si legge: «Gresti comandava, dominava, controllava». Le multiproblematicità neuropsicofisiche di Andrea Rabciuk erano le leve attraverso le quali il suo amante spacciatore la teneva in suo possesso, muovendola verso un progressivo scivolamento della sua autonomia, serrata in un clivaggio tossicomane, un misto di etilismo cronico, degrado, paranoia e appiattimento del suo oggetto predatorio, del quale governava il completo dominio. In poche parole, Andrea era finita in un tunnel e Gresti aveva solo peggiorato la situazione, traendone vantaggio. La ragazza era circondata da persone che facevano uso di sostanze stupefacenti, un contesto che l'aveva travolta, a partire proprio dal fidanzato. In una situazione del genere, le possibilità di risollevarsi erano minime. Il giorno della sua scomparsa, Andrea, Gresti e i loro amici avevano iniziato a fare uso di cocaina e altre sostanze stupefacenti fin dal pomeriggio, in diversi luoghi. Alle 2 del mattino si trasferirono nella roulotte. Durante quella lunga notte, i due fidanzati avrebbero litigato più volte, non solo prima della sparizione. La giovane avrebbe subito passivamente gli insulti del 46enne. Poi la sua vita si interruppe all'improvviso in quel casolare diroccato vicino alla roulotte. Che cosa accadde davvero?
Andrea era sola quando morì?